Buonasera gente, sbarbatina questa sera. Cominciamo a prendere il ritmo di fare le sbarbate più veloci. Sotto nel post vi avevo scritto, visto che mi avete fatto una ventina di messaggi: Giuseppe, ma la puoi fare dopo la partita o nel primo tempo? Ragazzi, non mi avete risposto. Io vi dico, ci sono 35 gradi, si muore e praticamente dobbiamo sbarbarci. Stasera sbarbata glaciale, cioè dalla serie prodotti quelli proprio estivi al 100%, rasoietto che conosco benissimo, riaffilato sui lapping, vediamo come si comporta. Accendo le luci e partiamo, ragazzi, perché ho bisogno di fresco. Buonasera! Barbetta, quella appena uscita, quella dalla serie, se il rasoio non taglia, so cazzi da cagà. Ciao Peppino, ciao Tommaso, ciao Francesco, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Allora, cosa proviamo questa sera? 35 gradi, ragazzi, dobbiamo andare al top che esiste per quanto concerne l'effetto ghiaccio. Fine, lo snack bike. Ragazzi, il morso del serpente, c'è questo glaciale. Ciao Leandro! E il cube. Sapete che questo qua è la bomba mentolata, quindi io penso che unendo questo e questo, io stasera me la devo godere per forza, a prescindere se il rasoio taglia o non taglia. Va bene, detto questo, mi bagno la faccia, esco qua l'alabarda spaziale, mi bagno il viso, sapone ammollato, sapone snack bike, vecchia formula. Ciao Depa! Birre cristalli di sale come l'acqua di vegetazione, sempre. Vecchia formula, quindi quella fatta in America, che la trovo superiore a quella di ora. Ciao Bob, ciao Lizio. Allora, mi bagno la faccia, ragazzi, e mi vado a spalmare depravato, sempre a godere, sempre, sempre. Inumidiamo. Ah, ciao Vincenzo Virdis. Grande vice. Allora, pigliamo sto cube, me lo spalmo in viso, ve l'ho spiegato, ve ne ho parlato. Sapete un po' come funziona. Sti involucro non mi fa impazzire, però per quello che lui deve fare, l'effetto fresco è una bomba. Ciao Basilio. Sto cubo lo voglio provare al prossimo acquisto, lo infilo nel carrello. Te l'ho detto, Tommà, non ti aspettare, come dicono loro, che è un acceleratore di montaggio. Perché onestamente dà solo l'effetto fresco. Sarebbe da provare quello lì che non è sparato al mentolo. Che questo qua, se lo usi come pre-barba su un prodotto che magari ha una profumazione bella, te lo altera. Preparati che la padrona ha variato la vacanza in Sicilia. Quella, mi sa che quest'anno ce n'è pellegrinaggio. Siete in tanti, forse con te ora sei il sesto o il settimo che mi deve venire a trovare. Quindi, già l'effetto fresco, ragazzi, si sente. Me lo sono messo in abbondanza. Lo vado a riposare. Non ho avuto tempo di metterci la carta stagnola, secondo me si avvolge meglio nella carta stagnola. Vi faccio vedere una cosa: con quello che mi sono spalmato, ci vado, vengo a settembre. Ottimo, bagno pennello, ciuffa alla Caccamo, manico multicolore. In settimana mi arriva la Boe e ti fo sapere. Ok. Faccio il montaggio di questo cube, non ve l'ho fatto vedere, vi faccio vedere cosa fa solo lui a livello di saponificazione e poi ci insaponiamo col sapone, quello là normale. Vi faccio vedere lui solo che cosa fa. Ne ho messo una bella quantità abbondante, e non ve l'ho fatto vedere cosa fa lui solo.
che ho visto qualche video americano che si fa la barba solo con questo qua. E cazzo fai? Sì che loro sono strani. Però metto un po' di acqua. Ma mi pare l'altro giorno più di questo non si riesce a creare, perché poi praticamente se ne va nel vaporoso. Se guardate, se ne va nel vaporoso. Quindi sì, l'effetto scivoloso c'è. Che prodotto è? È il Cube della Fine. Già l'ho fatto vedere, Fulvio. Il pre-barba che loro usano, lo sto montando perché ultimamente l'ho provato, spalmato, e poi dopo ti fai l'insaponata, quella che ti devi fare. Diciamo, questo qua loro lo decantano come uno scivolatore, come un pre-barba che dovrebbe dare ancora più scorrevolezza al sapone e dovrebbe dargli pure un effetto montaggio dopato. Però vi ripeto, lui solo montato, ragazzi, così diventa ed è molto evanescente. Comunque. Sciacquo pennello. L'effetto glaciale in viso, ragazzi, è terribile. Cioè, già mi potrebbero estirpare i denti. Nella ciotola butto l'acqua che ho messo dentro il fine e con le punte del pennello, bello strizzato. Ciao Antonio Paiamonte da Termini Imerese. Andiamo a caricare il morso del serpente, il fine. Io vi ringrazio per i messaggi che mi state facendo in tanti, che vi state trovando bene con questa tecnica di montaggio. A me funziona, a voi sta funzionando pure e io sono contento. Come vi dico sempre, effetto zebra, bagno punta nell'acqua di vegetazione, ricreo un po' di cremina qua dentro. Pennelli usati da anni con questo sistema, non è mai successo nulla a un sapone, mai buttato un sapone, quindi per quanto concerne il fatto, ah, l'acqua rovina la profumazione, minchia sei, cracco, rovina. Allora, pennello bello carico e me la vada. Mi hai fatto venire, la colpa è tua, Basilio, ti ho visto il post. E praticamente mi hai fatto venire la scimmia proprio tu, perché oggi il caldo è immondo, e dico immondo ragazzi, c'è veramente un caldo bestiale, specialmente nel bagno, perciò ho detto mi devo fare un qualcosa che mi dà proprio il godere del ghiaccio in viso. Questo diciamo che è il prodotto più azzeccato, ovviamente ragazzi, profumazione mentolo, che sia chiaro, non ha nessuna profumazione, è menta pura. Amalgamiamo il tutto, poi lo cerco sto cube. State attenti perché questo cube, ragazzi, a quanto io ho capito, c'è sia quello azzurrino nel cubetto azzurrino che quello è fresh, mentolo, mentre quello nero doveva essere, diciamo, non mentolo. Invece l'ho preso nero e mi ha fregato, non l'ho capito nella descrizione. Acqua. Ciao Giuseppe. Ciao Peppino. Io però ho usato la nuova formula in crema, ne avevo un campione, me l'hanno regalato. Ragazzi, la formula americana rispetto alla nuova formula, ne abbiamo parlato pure nei post, io la trovo superiore. Ve lo dico sincero. Allora, pensa che la temperatura corporea si sia abbassata almeno di 3-4 gradi.
Ciao Fabiuccio, dovresti provare il Vitos? Guarda, ti posso assicurare che l'after dello Snake è qualcosa di immondo, credimi. Oh, bel montaggino. Ciao Peppino Giampa. Tommà, se non avessi messo il cubo, ti posso assicurare che il sapone avrebbe fatto la stessa saponata. Se dovrei dargli un vato, diciamo un voto di che aumenti praticamente, o perlomeno che classifichi l'aumentare della schiuma, gli posso dare un 2, non di più. Ma già di suo è vaporoso, quindi non me lo addensa. Però è molto scivoloso, questo sì. Aspettate ragazzi, che me lo godo. Qui no, non consiglio. Allora, io ti ripeto, volevo prendere io il cube, quello non mentolato. A quanto avevo capito, ce n'era uno che doveva essere una profumazione, diciamo, classica. Quindi ho detto, bene o male, profumazione classica, sì. Abbina con dei saponi magari che hanno delle profumazioni più particolari. Quindi non ho preso quell'azzurrino e ho preso questo qua nero pensando che fosse la classica. Invece questo qua nero mi è spuntato al mentolo. Quindi siate bravi quando leggete la descrizione di sto cube, dove se lo trovate, perché ce ne sono varie svariate profumazioni. Allora, ci siamo. Sono bello insaponato, guarda un po', bagno le punte, al solito mi faccio tutta la passata lucida che lo rendo bello idratato, pastone ma idratato, non pastone a stucco, ma pastone idratato come abbiamo sempre fatto. Allora, mamma mia, mi cola il naso, ragazzi. Allora, rasoietto. Pietra mirata, che conosco benissimo, so come taglia, so che dolcezza ha. Scusa, mi necessita il privé? Dove lo prendo? Contattami in privato. E ti spiego un po'. Allora, ci siamo. Affilato sui lapping film. Vediamo come va. Ciao Alessà! Mi lacrima l'occhio, ragazzi. Ragazzi, il lapping film è una scoperta che non conoscevo. È una cosa incredibile, ragazzi. È una cosa, credetemi, ha una dolcezza di taglio infinita. L'unica cosa che secondo me perde con il lapping, da una finitura magari con una bella pietra giapponese, è che così diventa più lametta, mentre la giapponese ti dà quella dolcezza e forse perde un pochettino di tagliente, dovuta a quello, forse la dolcezza. Peppe, dovrei acquistare il vecchio Snake Hard Soap, come hai tu? Si potrebbe avere qualche rimanenza di magazzino? Io non ne ho, ragazzi. Mamma mia, ragazzi, che roba. Ragazzi, non si può capire, credetemi. C'è una cosa bestiale. Boh.
Dai ragazzi, il like è gratis. Grande. Ragazzi, una goduria. Grazie Fulvio. Una goduria. Andiamo di qua. Ragazzi, io penso che si veda, e quando c'è la barba così corta, ragazzi, credetemi, se il rasoio non taglia bene ti fai del male. Tanta roba, ragazzi, tanta roba, credetemi, Lapping Film... Giuseppe Furrugello, Giuseppe sei unico, complimenti. Ragazzi, unici siete voi. Che vi guardate uno che si fa la barba come me. Credetemi. Mi avete fatto un mare di messaggi, Giuseppe, se potevo fare la diretta dopo la partita. Io vi ho scritto, non mi avete risposto. Onestamente, ragazzi, io dovevo sbarbarmi. A prescindere proprio lo sbarbarmi in se stesso come gesto, avevo bisogno di fresco. E me la sto godendo tutto con questo sapone. Calcolate che questo sapone avrà all'incirca, penso, 2 anni. E ancora è una bomba. Usato sempre col mio sistema di ammollarlo. Vi posso garantire che non ha perso nessuna potenza di mentolo. Anzi, forse mi sembra più incazzato. Ma che ne so. Andiamo di obliquo. Acqua calda in ciotola, voglio l'acqua calda, ma bella calda. E bagniamo punte. Bagniamo punte. E lui riparte. Bello denso, lucido, ricordatevi che una buona insaponata è mezza barba tolta, non fate. Io ci sono rimasto male per la totale assenza di profumo nel sapone, sì, perché mentolo puro, questo è dalla serie nessuna profumazione. Solo menta sparata a 1000, c'ho le guance atrofizzate, ragazzi, tra il cubo e questo, credetemi. Minchia godurio.
montato come piace a me. E ci siamo. Andiamo di obligation. Sto cube fa per me, estivo, menta, nanna. Vi ripeto il fatto. Domani cinese messa ti chiamo. Stai impicciato. Chiama, domani è domenica, vai tranquillo. Ciao fratello Marletta! Oh vita, vedi che io a te aspetto, eh! Vado di qua. A me, fratello, chiamami quando vuoi. Ricordati che mi devi dare i preventivi per l'evento a Catania, perché per chi non lo sapesse, l'evento che stiamo organizzando a Catania sarà nel suo locale, nel locale del mio fratello Marletta. Quindi fammi sapere. Qualcosina l'ho levata sempre. Giuseppe Marchese, ciao carissimo, ciao Peppino. Allora, mi sciacquo. Che sbarbata che mi sono fatto, ragazzi, incredibile. Faccia atrofizzata. Ora la cosa bella è che dopo tutto sto freddo del sapone, appena che ci metti l'acqua fredda, la faccia va proprio effetto ghiaccio. Non si può capire, ragazzi. Ghiaccio. Madonna, ragazzi. Sbarbata perfetta. Che perfilo. Allora, facciamo qua insieme. Perfetto. Neanche un red point. Il bello della diretta, sempre. Perché per me, parere personale, le vere dirette o i veri video si fanno in diretta, non registrate. Io ne ho provato a fare qualcuno registrato, ragazzi, una monotonia allucinante, mi veniva da morire, abituato con voi in diretta, proprio la depressione alle palpebre. In diretta è un'altra cosa. Ragazzi, sto Lapping Film è la mia scoperta del 2021. Ragazzi, la sconoscevo. Vedete, io sconoscevo questa storia qua. Cioè, ma pietre 2000, 3000, 500, 600, ma che cosa? Qua appena che bisellate e magari vi fate una bel ghetta,
per fargli un filo già decente, gli date una trentina di passaggi sull'apping. Via ragazzi, ma si possono andare a nascondere tutte le pietre, ma con soldi scommessi. Provate e poi mi dite. Provate e poi mi dite. La respirazione, l'occuto pensiero, l'affilatura quando il sole è calante, le tecniche giapponesi orientali, il respiro. Ma va scassa, c'ha amica. C'è qua 2,50 euro, l'apping film, una bomba. Carusi, una dolcezza. Faccela vedere la pietra. No, Salvo, ma non è una pietra. I lapping film sono questi, questa qua è un'ardesia. I lapping sono delle striscette. Guarda un po'. Sono delle striscette adesive che vengono attaccate. Qua. Gli ho fatto una ventina di passate qua. Il filo me l'ha reso lucido in una maniera incredibile. Questa qua calcola che è la 10.000. C'è pure la 30.000, la 50.000. Quindi non oso pensare che cosa diventano. Ovviamente il tutto deve essere un rasoio che geometricamente dovete fare il bevel, che già con la 3.000 taglia. 10 kg per me, grazie. Qua parliamo di una cosa bestiale. Ragazzi, una dolcezza di taglio incredibile. Dolcezza e finitura da migliore pietra giapponese. E io ce l'ho. Ma l'avessi saputo prima. Chicca. Dalle 5 di pomeriggio fino a 20 minuti fa ho tenuto questo nel frigorifero, il Witchazer. Sì, Fulvio, io le ho prese tempo fa su utensili professionali. Te ne vai sulla dicitura dove ci sono i lapping, praticamente, e ci sono quelle là, il triossido d'alluminio. Comunque, di lato a sinistra, diciamo, nella paginetta. Ci sono i grit, mi pare che c'è la 6.000. Potremmo organizzare un GDA in America che si pagano molto meno che in Europa. Tommà, portala avanti sta cosa. Pubblica i lapping, Tommaso, se puoi, sul sito di utensili professionali, così facciamo vedere dove che si comprano. E pubblica sia la grana 6.000, che potrebbe essere un'intermedia, ma io praticamente vado direttamente di 10.000. Vi dicevo, l'ho messo nel frigorifero. È bello ghiacciato, Witchazel al cocomero, a cucumber. E me lo metto. Vi dico tutto ghiacciato stasera. Mamma mia. Di che sa, ragazzi, giuro, in maniera lieve, ma sa di cocomero. Uccisangolo, quello che si condisce olio e limone. Che sbarbata che mi sono fatto dalla serie, bollicina bianca e saltata. Vi amo. Ma chi ci ami? Questo video, condivisione. Ora, il buon Tommaso, visto che l'anima è portainferno, è Tommaso di questi lapping film, io li comprai tantissimo tempo fa, come le protacce, ragazzi. Le protacce io le avevo nel cassetto. Ho scoperto le protacce tramite Tommaso Guerrini, che gliene mandai una. Io ancora non l'avevo provata e mi chiamò. Dice, ma tu le provate la mette protacce? No, ce l'ho, ma te l'ho mandata, ma non l'ho provata. E sono impazzito. Bravo Liborio. Stiamo parlando che un foglio costa 3 euro, ragazzi. Quindi, se mettete un rasoio che geometricamente già taglia, quindi avete fatto un buon bevel, o l'avete già che tagliano, basta dargli una ventina di passate, 30 passate sui lapping film, vi accorgerete che il filo diventa lucido e poi me lo dite. Ragazzi, una cosa da fuori di testa. Lo passi come sulla coramella? No, Mirko, lo passo a verso come se fosse una pietra. Ci puoi andare anche contro lama. Faccio le passate come se fosse una pietra, non aggrappa il rasoio. Tu calcola che sono fogli A4, quindi questa qua è una striscetta che io dal foglio A4 l'ho tagliata a misura d'ardesia, ma ce n'hai un'altra e un'altra ancora. Ci siamo? Il gold dollar per provare, guarda, ci ho provato l'altro giorno un rasoio che costa 500 euro, cioè puoi andare, no, con gli occhi chiusi, di più, fidati che è una bomba. Quindi faccio a te, io non lo so, Salvatore, tu che pietra hai, fate voi la finitura sul rasoio come l'avete sempre fatta, andiamoci così. Invece poi di finirla e scoramellarla e farvi la barba,
Con i lapping gli date una trentina, quarantina di passate sui lapping e poi vi fate la barba, così capite la differenza. E poi mi dite, ragazzi, mostruoso, le chiacchiere stanno a zero. Siamo in diretta, non c'è trucco e non c'è inganno. Ora mi dice il buon Tommaso, ovviamente, che gli utensili hanno un costo, però se si vendono in America e facciamo un GDA, una lista di interesse, o qualcuno ha un amico che magari in una fabbrica, in un emporio, si trovano qua in Italia, facciamo una lista di interesse e li pigliamo tutti quanti e ci costano praticamente la metà della metà a tutti. Quindi fai ardesia e poi lapping, sì. Tu appena che pensi che con l'ardesia, visto a quanto capisco che tu hai solo l'ardesia per finire, il rasoio taglia, ti potresti fare la barba, quindi dovresti passarlo solo in coramella, lo ripassi sul, come se avessi un'altra pietra ancora di più di finitura, sui lapping, e poi te ne vai su coramella. Ti accorgerai innanzitutto che il filo diventa lucido a specchio, e praticamente una dolcezza turi, come lo sai, qua chiacchiere non se ne fanno. Noi i video li facciamo in diretta, non li faccio io montati, che magari se non risulta qualcosa li cancello. Qua siamo in diretta, quel che succede, succede. Quindi, sventuliata, ma come taglia sul rasoio con sti lapping, ragazzi? Mamma mia, ovviamente hanno un costo, ragazzi. Io non li ho costatati, non so, io finora ci ho fatto due finiture di rasoi, non so quanto durano. Possibilmente ora la prossima non mi lucida più il filo e un foglio costa 3 euro, cioè il suo costo ce l'ha. Ma se io calcolo che devo prendere la pietra giapponese o devo prendere una belga d'olio, quando io con un fogliettino micrometrico a livello di grano, di grit, ho un risultato eccezionale. La pressione, il sole calante, la respirazione sulla pietra. Dove minchia siamo? A Okinawa, maestro Miyagi? Ah, ma qua. Lo sapete ora che succede, no? Avete capito? Che goduria, ragazzi. Dai 3 euro subito. Minchia, ragazzi, uno si sente minchiato e bestiale, perché è tutta una teoria, la filatura, la respirazione, la pressione, il primo passaggio, il bisello, la finitura, la prefinitura. Io purtroppo agli inizi ammetto che ne sapevo ben poco, affascinato dai discorsi degli altri comprai tantissime pietre che oggi, attenzione, le uso perché ce l'ho, le devo consumare, penso per altre 8 generazioni, ma a me è il piacere di consumarle. Ma credetemi, se vi fate una bella pietra 3000 per fare il bevel e una pietra da finitura, non c'è bisogno di 2000 pietre, non c'è bisogno di un cazzo. Ve lo posso assicurare. Ovviamente il lapping lo mettete su una pietra. Vedo che state parlando di piani. Fatevi fare dal vetraio una striscetta di vetro. Fatevi fare appiccicatolo su un plex. Fate voi. Vado. Ora si gode. Sì. Boh! Si può capire, ragazzi. Peppe, sto Antonio, ti mando un saluto. Ciao Beduino, com'è? Ti devo parlare perché ci sono novità, sai? Ti devo chiamare Massimuccio. Ho bisogno di qualche consiglio tuo, perché io su tante cose sono rimasto indietro e ho bisogno di parlarti. Quindi, quando posso, fammi un messaggio di mattina che ti chiamo, ti devo parlare seriamente. Ho bisogno di sapere novità che magari mi sono perso. Ragazzi, una bomba. Rasatura perfetta. Ciao Ina. Tanti auguri. Salutami a Rino.
Sto Antonio te saluta. Sto con sta Massimiliano, perdono, tu lo sai che io ho l'Alzheimer, quella galoppante. Io avevo capito un'altra minchiata. Stai con Antonio, con il Gorilla Vape, salutamelo, che è un grande. È un grande. Mi ha colpito molto un post che lui pubblicò, che quando lui iniziò questa avventura nel mondo dello svapo non ci credeva nessuno, era visto come quello che non voleva fare un cazzo, eccetera, eccetera. E oggi si permette di avere negozi e praticamente dipendenti. Queste sono le rivincite più grandi. Più grandi, bellissima, bellissima quel posto che hai fatto. Bellissimo. Vi saluto tutti prima che chiudo la live. Io onestamente, Ina, stamattina ho fatto il post di persone che hanno fatto il compleanno nel gruppo, ma io, non avendoti amica, non ho visto che tu oggi facevi il compleanno nella tua pagina Facebook, non spunta. Quindi ho fatto gli auguri a Erika, che stasera non c'è, ovviamente, con Daviduccio Sada. Sicuramente sono a fare festa. Luca Maddaloni, fratellone, ma dove sei? A tanto che non ci sentiamo. E quindi non ti ho scritto nel gruppo come tanti auguri. Non mi è spuntato, te li faccio in diretta ora, sono più belli. Va bene, ragazzuoli, cosa si fa ora? Innanzitutto, cosa importantissima, non trovo la mia pezza, asciughiamo il rasoio. Gli diamo una scoramellata stasera, super coramella del mastro. Vediamo se riesco a farvi vedere il filo quando è diventato lucido. Cioè, ragazzi, ciao Luchetto! Una cosa bestiale, credetemi. Bestiale. Mi cola il naso, credetemi, di quanto è forte l'alcol, ma ci voleva una botta di fresco a tutti gli effetti. Avevo la barba, quella che mi sono fatto con voi l'altra sera, quindi ricrescita di un giorno e mezzo. Ciao Basilio, alla prossima, devo sfuggire. O sfuggire, fuggire. Vai tranquillo. Spettacolo, lo spettacolo, ci fanno qua a Palermo. Ragazzi, goduria, goduria. Sapone dell'estate. Io consiglio che posso darvi, spassionato, se avete modo, prendete, secondo me la formula vecchia è migliore. L'altra live, hai detto che 12 kg in più sulla bilancia, dieta in programma, no, dieta in programma non ce n'è. Noi, no dieta, no dieta, no parte, come si dice? Io ho una a telaio, non va tirata, deve stare un po' lasca. No, no, deve stare tirata, Fulvio, perché se no fai la pancia. Tu figurati, io nella coramella del mastro mi sono fatto un legno che metto praticamente tra le sbarre di ferro, questa è quella grande, gli metto la tavoloccia, in modo che così praticamente la faccio diventare piana a tutti gli effetti e la tiro. E la stringo ed è dura come se fosse una pietra. Stessa cosa quando lavoro sulla pasta verde, che è come se fosse una pietra. Quindi è importante. Ti chiamo domani dopo le 10. Scappo. Ciao Cicciuzzo, un abbraccio. Vai tranquillo. Quando mi vuoi chiamare, mi chiami. Va bene, ragazzuoli. Facciamo un riassunto di quello che abbiamo usato questa sera. La sbarbata veloce ce la siamo fatta. Così faccio contento mio figlio che mi guarda il secondo tempo della partita, anche se io odio il calcio. E vi saluto. Allora, stasera, Cube della Fine, vi ho raccontato il fatto che c'è quello nero e quello trasparente. Ho letto che quello trasparente era mentolato, questo nero invece pure mentoled, ma ho capito che ce n'è uno che ha una profumazione classica. Ve l'ho fatto vedere, infatti, già questa è la terza volta che lo usiamo. L'avete visto montandolo col pennello, è molto anche vaporoso, però lo senti in viso che ti dà l'effetto scivoloso, diciamo aumenta la scivolosità, la scorrevolezza. Però secondo me, come dicono loro, che potenzi, che dopi la schiumata, nì. Abbiamo usato come sapone Fine,
la vecchia formula, lo vedete da qua che c'è scritto non fatto in Italia ma in America, io lo trovo superiore a quella ultima formula. Non ho questo qua, ma ne ho presi altri di nuova formula della Fine. Onestamente, ragazzi, ci trovo differenza. Parere personale sulla mia pelle, rendono meglio questi qua a base, cioè con la struttura fatta all'americana. Quelli là li vedo diversi. Non mi piacciono. Rasoio. Rasoio che conosco benissimo. Vedete le dirette, ne avrò fatte una cinquantina solo con questo rasoio qua. L'abbiamo affilato sull'Arkansas Translucent a olio, che trovo strepitosa. Per me l'affilatura olio sugli Arkansas se ne mette sotto braccio pietre giapponesi a mai finire, sono sporche, sono lente, quello che volete, ma quando arrivate a tagliente sono una goduria. Le ho usate con le belga vintage, l'ho usate con lo belga strekte, l'ho affilato sulla Maruga in finitura, l'ho usate sulla Camisori, sempre massime prestazioni. Ma credetemi, da quando io, questo è il secondo rasoio che praticamente sto usando con la finitura, quindi il rasoio pronto affilato. Dovrei squaramellarlo e farmi la barba. Fatta la finitura sui lapping film, ragazzi, si ha una dolcezza e un tagliente bestiale. E credetemi, con la barba così corta come quella di stasera, se non hai un rasoio bello affilato, ti falci. Ti falci, quindi deve tagliare. La differenza che io trovo sul mio viso tra una finitura sul lapping, che questo è certificato 10.000 di grit e della 3M, e una pietra giapponese, è che il rasoio a mano libera così diventa più lametta. Perde di dolcezza, ma secondo me il suo perdere di dolcezza è perché praticamente è più tagliente. Mentre la giapponese, magari mi faccio una finitura, diciamo, satinata, potenzialmente taglia di meno ed è più dolce. Sono due cose diverse, ma vi posso assicurare che se io vado a paragonare in sezione una pietra giapponese che ha un suo costo, un suo modo di lavorarci, farci lo slurry, spianare la pietra, eccetera, eccetera, e io mi compro un foglio di lapping film, lo appiccico su una pietra, la prima che mi capita, vi fate fare un plex, vi fate fare un pezzo di vetro e ce l'appiccicate e ci passate il rasoio qua. Io non lo so quanto dura, lo sto testando ora, ragazzi, però vi posso assicurare che costa 3 euro un foglio. E vi ripeto, se siamo tanti che ci appassioniamo a sti lapping, che magari ne provate uno per così e vi trovate, facciamo un ordine in America un paio, in modo che così, visto che in America si risparmia, perché hanno un costo, e li pigliamo a 4 soldi e li utilizziamo tutti quanti, e fanculo pietre giapponesi e tutte queste storie qua, perché sta cosa è una bomba atomica. Va bene, ragazzi, io vi saluto, buona partita, buona continuazione, continuazione. Io sono bello fresco, mi pettino il pizzo, vi abbraccio. L'avete visto, come promesso, ora ogni 2 giorni, essendo che uso il mano libera e esco da sbarbate così dolci, mi posso permettere che con l'accenno della ricrescita io mi posso fare la barba bello elegante. E quindi ora preparatevi, perché ogni 2 giorni ci sono le dirette. Quindi fate i bravi e tutti presenti. Vi abbraccio, ciao Salvo Lizio, auguri Carlo Nicosia, auguri Ina, auguri Enricuccia, stasera non ci sarà col sito fuori a mangiare. Fate i bravi, mi raccomando, un abbraccio, sbarbatevi bene, ci vuole poco e condividiamo i trucchi e i trucchetti per risparmiare e sbarbarci bene. Vi abbraccio.